Sono state presentate questa mattina in comune a Bordighera le manifestazioni estive che animeranno la città delle Palme. La soddisfazione del sindaco Vittorio Ingenito, che ha ringraziato chi ha lavorato e chi si è adoperato attorno a questo calendario. Non posso che ringraziare tutto lo staff dell'ufficio turismo, l'assessore Rodà, per questa stagione che conclude un percorso della nostra amministrazione, e devo dire che tutti hanno lavorato al meglio, come sempre, e ringrazio anche tutto il personale dell'amministrazione comunale. È un budget importante quello che avete investito in questa stagione che si prospetta di altissimo livello? Sì, il budget è sempre quello che proviene in parte dall'imposta di soggiorno, in parte da fondi propri dell'ente. È un budget che è cresciuto negli anni e che auspichiamo possa ancora aumentare nei prossimi, considerazione anche dell'incremento che avrà l'imposta di soggiorno. La prima festa subito dopo il voto? Il voto è il 14-15, quindi aspettiamo il voto, e comunque oggi parliamo di turismo e di manifestazioni. Ci parla del calendario l'assessore alle manifestazioni del Comune di Bordighera, Melina Rodà. Ok, anche quest'anno abbiamo anticipato il calendario per poter dare possibilità agli operatori e le attività commerciali di fare le loro proposte. Partiamo col calendario 2023, anche quest'anno ricco, con manifestazioni che vanno sempre a consolidarsi, come l'enogastronomia, eventi culturali, teatro e quant'altro, ma arrivano anche le novità. Alcune sono presenti per il secondo anno, come il cinema all'aperto, ma altre vengono rinnovate, come le serate DJ per i ragazzi, come le serate danzanti, perché dopo un periodo di Covid la gente ha voglia sempre di più di uscire, e nei vari paesini purtroppo queste serate sono sparite, perciò nel mese di luglio e di agosto avremo le serate danzanti. Un lavoro importante che è stato fatto con gli uffici, che ringrazio, e un lavoro condiviso con il piano strategico del turismo, perché continuiamo a seguire una linea che sino ad oggi ci ha portato degli ottimi risultati. Altre questioni? Quali saranno le principali novità degli eventi di quest'anno? Beh, le principali novità, ce n'è alcune che, come vi ho detto, per il secondo anno, come il Salone dell'Umorismo, che non è nuovo ma è ripartito. Quest'anno si ripresenta di nuovo con delle novità, e a quanto so ad oggi ci sono molti iscritti, forse più del doppio dell'anno scorso, che poi si andrà a agganciare al Book Festival. Importante anche la collaborazione della Confcommercio Cittadina, con quattro eventi organizzati, come ci conferma il neopresidente Jean-Pierre Novembre. Sono quattro eventi che sono ormai di fama Bordigotta, sono molto, molto speciali, attirano tantissimo pubblico, tantissime persone, quindi partiremo subito a fine giugno con Un Paese di Sapori in Bordighera Alta, che è una manifestazione ormai che è diventata storica per il nostro borgo antico di Bordighera, porta tantissime persone ed ha veramente un grandissimo successo. Parliamo quasi di 8.000 persone a sera, quindi è veramente rilevante anche dal punto di vista turistico per la città di Bordighera. Seguiremo poi con Un Mare di Sapori, che anche quella sarà una tre giorni, questa infine a fine luglio. Partiremo poi con la nostra splendida manifestazione dedicata veramente al commercio cittadino, che è il nostro Desbaratu, quindi la seconda domenica di agosto, e finiremo poi con Birimbo quest'anno, che abbiamo leggermente anticipato, i Giardini Love, e sarà a fine agosto. Quindi sono quattro appuntamenti da non perdere per un'estate scoppiettante nel comune di Bordighera. E io posso aggiungere? Volevo aggiungere che comunque per le amministrazioni in generale il supporto delle associazioni sono molto importanti, perché senza di loro noi non potremmo riuscire a fare tutto quello che si fa. Loro sono parte integrante dei calendari, perché con il loro aiuto e il nostro supporto si riescono a creare eventi di questa natura, ma anche con associazioni minori che riescono a dare risalto al territorio. Perciò, che dire, grazie al lavoro che fate e che meritevoli per tutti. Grazie mille. Io penso che bisognerà anche ringraziare tutto lo staff dell'ufficio turismo.
Assolutamente, quello come ha già detto il sindaco, noi abbiamo fatto un lavoro grazie anche all'ufficio turismo e al piano strategico che ci ha accompagnato sino ad oggi, questa società del Trentino che ci ha aiutato ad avere una linea su quello che sono gli eventi e quant'altro, perciò il lavoro alla fine è stato premiato da un grande team.